siamo andati a e se vi dicono ma c'è la camorra, c'è la malavita, voi chi siete rispetto a questo? Ve la posso insegnare io la parola? Dite, noi siamo la buona vita organizzata. Ditelo, noi siamo la buona vita organizzata. Come c'è una malavita organizzata, così di contro e di contrasto ci deve essere una buona vita organizzata. E questo siamo noi stamattina. Allora l'augurio affettuoso a tutti quanti voi, che possiate essere sempre consapevoli della necessità di essere organizzati. Il male si vince solo insieme, non con le prime donne o primi uomini, non si vince con le passerelle, non si vince con le sfilate, non si vince con la voce forte, ma si vince con l'organizzazione. Organizziamo la buona vita nel nostro paese. Tanti auguri a tutti. Buongiorno, sono contento di voi. Veramente un abbraccio a tutti questi ragazzi, agli insegnanti, alla preside Parma dell'Istituto Omnicomprensivo De Filippo De Ruggiero. Avete fatto tanto e noi faremo altrettanto insieme a voi. Io mantengo le promesse. Ho detto in questo posto qualche mese fa che al primo posto mettevamo l'impegno per dare legalità, sicurezza, lavoro, sviluppo a questo territorio. E partiamo dai bambini, perché sono più numerosi degli adulti, perché questi bambini stanno consegnando a questi ragazzi a questo posto amore, passione per il territorio, amore disinteressato. Gli adulti spesso consegnano impegno interessato. Io preferisco partire da qui, dall'amore, dalla passione di questi ragazzi. Preferisco incrociarne i loro sguardi, perché così mi danno la forza per lavorare insieme a tutte le istituzioni per cambiare questo paese. Due giorni per la legalità, non è finzione, non sono state passerella. Guardate, cacciamo via a chi trova spazio per fare polemiche gratuite quando si fanno cose belle. Si offendono chi sta lavorando qua per la nostra Brusciano. Si offendono e noi dobbiamo offendere i delinquenti. La nostra associazione è a delinquere, non a delinquere. Le polemiche danno spazio ai delinquenti. Il nostro esempio di democrazia è alla tavola dei sindaci far intervenire solo due consiglieri, quello dell'opposizione e non quello della maggioranza. Questo è il mio esempio. Venite, scendete in piazza insieme a noi, a lavorare insieme a noi. Sbarriamo la strada alla malafede, all'illegalità e alla polemica. Ringrazio e saluto il capitano Angelone. L'associazione nostra ha fatto bene, Don Salvatore. Siamo i cittadini organizzati, siamo associazione e i soci di questa associazione sono i bambini, l'educazione alla cultura, la scuola, gli insegnanti che ci aiutano e tanti insegnanti che non sono di Brusciano che stanno qui e danno un esempio di vita ai bruscianesi. Saluto la preside, i consiglieri comunali, la giunta, l'arma dei carabinieri che sta lavorando, i vicini urbani che stanno lavorando per il nostro territorio.
la porta è aperta al lavoro, al confronto, alle istituzioni democratiche. La porta è sbarrata, siamo membrana impermeabile. Respingeremo ogni forma di attacco virale. L'aula consiliare era chiusa da troppi anni. Negli ultimi 10 giorni è stata aperta 4 volte e piena 4 volte. 2 volte abbiamo incontrato e messo insieme le associazioni del territorio, che saluto e che lavoreremo tutti insieme e io al loro fianco. È stata aperta quando abbiamo festeggiato i nonni che danno un esempio di vita ai loro nipotini. È stata aperta e lì c'erano i ragazzi del giornalino della scuola Dante Alighieri, ragazzi che prendevano appunti. È stata una cosa bella, perché anche lì quell'aula deve essere consegnata al confronto, all'approfondimento, al lavoro con dedizione e compassione. E lo dico a tutti i consiglieri comunali, questa è la nostra sfida, questa è la politica che dobbiamo garantire in questo territorio. L'altra componente è dell'associazione, della sinergia delle istituzioni, è l'arma dei carabinieri, la polizia, la prefettura, gli enti sovracomunali, città metropolitane e regione. Questa è la catena umana e istituzionale che dobbiamo fare per cambiare questo paese. Grazie, grazie, questo è il nostro punto di partenza, perché il sogno lo realizzeremo lavorando quotidianamente insieme e lavorando per il bene comune, per fare associazione, come dicevo, a delinquere contro quella a delinquere. La piegheremo, vinceremo noi. Grazie, grazie e ancora grazie. Città che vogliamo, e questa è la città giusta che realizzeremo. Via! Se ti diranno parole rosse come il sangue, si è come la notte, ma non è vero, che la ragione sta sempre con più forte. Non conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero. Che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzi, non lasciargli la vita niente.